Nei suoi 17 secoli di storia, la Repubblica di San Marino è lentamente, ma progressivamente, passata da una condizione di apparente isolamento, causata da fondamentali necessità di difesa del proprio territorio e della propria indipendenza, alla piena affermazione della sua sovranità, espressa nel contesto internazionale e da esso riconosciuta. Già gli antichi statuti del 1600 prevedevano la designazione di nunzi e di ambasciatori da parte degli stessi capitani reggenti, al fine di trattare qualche faccenda per cose spettanti al comune. La legge per il corpo consolare del 12 gennaio 1892 ne disciplinava le funzioni e le caratteristiche ed assegnava alle diverse sedi nel Regno d'Italia corrispondenti circoscrizioni consolari. La legge 19 aprile 1979 numero 13, che regolamenta dettagliatamente le missioni diplomatiche e gli uffici consolari, precisa che il Consiglio Grande e Generale ratifica accordi di stabilimento di rapporti ufficiali con altri stati, atti di adesione ad organizzazioni, convenzioni ed accordi internazionali, nonché atti di soppressione o chiusura di missioni diplomatiche o uffici consolari approvati dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentita la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri. Infine, la legge 16 settembre 1993, numero 105, ha istituito la carriera diplomatica all'interno del Dipartimento Affari Esteri. Il rapporto con le realtà limitrofe, che fu sempre di fondamentale importanza per la stessa sopravvivenza dello Stato sammarinese e quindi della sua libertà ed indipendenza, si è riflesso nel corso dei secoli nelle intese raggiunte con le potenti signorie vicine, con lo Stato Pontificio, con le repubbliche istituite in Italia durante il periodo napoleonico e quindi con il Regno d'Italia. Dalla prima convenzione stipulata con quest'ultimo nel 1862, cui fece seguito l'apertura di un consolato italiano in territorio sammarinese nel 1874, il rapporto privilegiato con lo Stato italiano è stato sottolineato da numerosi accordi per la promozione e la definizione dei diversi aspetti della reciproca cooperazione in campo amministrativo, economico, finanziario, sociale e culturale. In attuazione degli accordi del 1968 al riguardo, nel 1979 fu nominato il primo ambasciatore sammarinese in Italia. In parallelo, lo Stato sammarinese ha dedicato costante attenzione al consolidamento e all'evoluzione del suo ruolo in campo internazionale, ispirando tradizionalmente la propria condotta ad una politica di neutralità. Come afferma la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, la Repubblica riconosce le norme del diritto internazionale generale come parte integrante del proprio ordinamento, rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra Stati, aderisce alle convenzioni internazionali in tema di diritti e di libertà dell'uomo, riconferma il diritto di asilo politico. Fedele a questo principio, San Marino, che ha ospitato sul proprio territorio oltre 100.000 rifugiati durante la Seconda Guerra Mondiale, riserva anche un impegno particolare all'esercizio della solidarietà e per il rispetto dei principi del diritto umanitario nei confronti delle popolazioni colpite da guerre, povertà e catastrofi naturali. È membro del Comitato Internazionale della Croce Rossa e collabora con l'UNICEF e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. I valori ispiratori della secolare storia della Repubblica, l'attività in favore della pace, della libertà, della giustizia e della democrazia, dei diritti della persona e dei popoli, della solidarietà e della cooperazione, le iniziative a favore di uno sviluppo equilibrato per tutti i popoli, si traducono sul piano internazionale nel contributo alla ricerca del raggiungimento e alla loro difesa per tutta l'umanità attraverso l'adesione alle principali convenzioni internazionali e la partecipazione all'attività di organizzazioni internazionali quali
l'Unione Postale Universale, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, l'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, la Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'Unione Latina, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Organizzazione Marittima Internazionale. Dopo essere stato firmatario dell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa nel 1975, lo Stato sammarinese è entrato a far parte del Consiglio d'Europa nel 1988 ed è divenuto membro delle Nazioni Unite nel 1992. Attualmente San Marino ha rapporti con una settantina di stati e con circa 50 di essi le relazioni sono a livello diplomatico. La Repubblica è inoltre parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia ed ha ratificato di recente il Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. Con l'Unione Europea intrattiene relazioni ufficiali ed ha stipulato nel 1991 un accordo di cooperazione e di unione doganale, entrato effettivamente in vigore dal 1 aprile 2002. Alle problematiche della immigrazione, fenomeno che ha interessato in misura rilevante la popolazione sammarinese e che vede tuttora 13.000 cittadini residenti all'estero, lo Stato sammarinese dedica una particolare attenzione, mantenendo rapporti di collegamento e di cooperazione anche attraverso le associazioni sammarinesi all'estero, attualmente 24, di cui 10 in Italia, 5 in Francia, 1 in Belgio e 8 nelle Americhe. Tali associazioni sono state istituite nel 1979, come pure la Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero, annuale assemblea per rappresentanza delle collettività sammarinesi all'estero. Alla memoria e allo studio di tale realtà è dedicato il Museo dell'Emigrante, sorto nel 1997.